e logi da comandi operativi e operanti in territorio estero Kosovo e Sarajevo, e encomi per altrettante operazioni di servizio effettuate contro la malavita comune e organizzate in Puglia, e encomio solenne proprio per l'operazione denominata Montagna in Agrigento in Sicilia. Essendo stato anch'io un figlio della benemerita, anche se per pochi anni, ho ritenuto opportuno proporre alla Giunta l'idea di concedere ad Andrea Azzolini, considerato parte della nostra comunità ed espressione dei più alti valori propri dei cittadini del nostro paese, la cittadinanza onoraria di Montegrosso Pianlatte. La Giunta ha accolto la richiesta, quindi tutto è stato presentato al Consiglio Comunale che all'unanimità ha votato in favore per la concessione di tale onorificenza.